Allora, prima slide, le macerie degli anni 70. Cioè quello che vi dicevo, la destra radicale, soprattutto dal punto di vista dell'auto-organizzazione giovanile, dei movimenti più estremi, dei movimenti che in qualche maniera dalla metà degli anni 70 rompevano anche con una certa tradizione, la destra radicale esce dagli anni 70 sostanzialmente con le ossa rotte. Molto spesso era stata dispersa dalla repressione delle sue ultime frange terroristiche, come per esempio in Italia, tutto il mondo che vedremo che è quello che poi crea il primo tessuto internazionale degli anni 80, che saranno i discendenti della terza posizione, e poi non aveva sostanzialmente più contatti stabili con la destra NATO, cioè dalla metà degli anni 70 il disegno della strategia della tensione in Europa viene a cadere e in qualche maniera la destra radicale si trova un po' orfana anche di quello sostegno, lo accennava prima il professor Cuzzi. Cioè del fatto che in qualche maniera una certa destra radicale aveva in qualche maniera collaborato sul fronte anticomunista più ampio a quello che erano dei disegni di natura autoritaria o radicalmente conservatrice che avrebbero dovuto essere argine poi all'espandersi delle sinistre nei paesi occidentali, principalmente per esempio l'esempio greco, ma noi abbiamo in Italia un esempio principe di questo, ne parleremo la prossima lezione col dottor Conti, di quello che sarà invece il legame che c'è fra l'estrema destra italiana e la sua grande casa madre, il movimento sociale, e quelli che sono un po' le strategie in atto della strategia della tensione. L'unica rete degna di nota di esclusione delle associazioni religiste neonaziste era rappresentata da questi esuli italiani in terza posizione che andavano a Londra, vedremo che l'Inghilterra sarà centrale negli anni 80, e da loro contatti inglesi e francesi. Questo è sostanzialmente, vedrete, ritorneremo anche molto sull'iconografia, questo era l'ideogramma di terza posizione, vedete, che riproduceva un po' alcune reminiscenze precedenti, per esempio il martello, appunto il ciclo nordico, tenuto così, che ricordava anche un po', anche se modificava disegno, quello che era per esempio la scure di ordine nuovo, però vedete che c'è questa intersezione runica che crea le tre posizioni. Le tre posizioni quali sono? Contro il comunismo, ma anche contro il capitalismo, quello che vedremo che loro definiranno l'idra mondialista, cioè quel tipo di visione, così anche molto complottista, di quello che, è la di quello che sarà l'epoca post-caduta del mondo. Questo invece è uno dei loghi appunto della terza posizione, di International Third Position, che è una delle poche reti giovanili che viene rimessa in piedi. Ovviamente non ho considerato le associazioni riducistiche neonaziste come per esempio la Stille Hilfe in Germania, che erano ancora legati per esempio a vecchi personaggi o ai loro eredi negli anni 60 e 70 legati ai regimi nazisti, ma anche qui per ragioni biografiche diciamo. Uno dei disegni internazionali è l'International Third Position. Tuttora, per esempio nell'Est, trovate moltissimi riferimenti a questo tipo di posizione, cioè contro il comunismo e contro il capitalismo. Se voi guardate per esempio la destra ucraina Svoboda, quasi tutti i gruppi, o anche private sector, quelli che si sono scontrati diciamo con la polizia in piazza Maidan in questi giorni, quasi tutti per esempio hanno delle fascette al polso, o hanno sui caschi, o hanno sugli scudi, simboli che richiamano a questo, che richiamano la terza posizione. C'era stata questa fuga di ex terroristi, perché sono stati sicuramente condannati per banda armata e legati al processo a strage di Bologna, anche se lì verranno parzialmente assolti, che scappano a Londra. Londra e l'Inghilterra diventano un po' come Parigi e la Francia di Mitterrand per quello che saranno gli esuli dai gruppi armati e dalla repressione dei movimenti di sinistra. Londra diventa centrale, vedremo che diventa centrale anche perché lì si creerà questo connubio con le sottoculture. Vediamo un attimo però qual è il clima di questo decennio. Abbiamo detto che la destra radicale, questo va sempre specificato secondo me, è molto attenta a quello che è il clima socio-economico intorno, probabilmente lo percepisce molto meglio dagli anni 80 e poi di quella che invece è la sinistra, che invece diventa in crisi con la fine dei partiti di massa socialdemocratici e la crisi dei sindacati. Allora, prima di tutto questo clima è una riduzione drastica del welfare state, quindi dello Stato sociale. Questo vedremo che avrà delle forti ripercussioni anche su quello che sarà l'elettorato della destra radicale, sia partitica sia il sostegno ai gruppi più giovanili auto-organizzati.
Questa riduzione drastica del welfare state è sostanzialmente anche una rivoluzione culturale attuata dal thatcherismo in Europa e dal reaganismo negli Stati Uniti. L'aperta sfida di Margaret Thatcher, della Lady di Ferro e di Reagan contro i sindacati e i partiti di sinistra fa sì che si crei una rottura culturale. Il welfare state, lo stato sociale, il miglioramento salariale, il miglioramento anche dovuto ai boom economico post la guerra, l'Italia l'ha vissuto in maniera molto forte per esempio a cavallo tra gli anni 50 e 60, è stata una rottura culturale, cioè una rottura culturale del fatto che lo Stato non dovesse più occuparsi sostanzialmente, come lo definivano la Thatcher e Reagan, di una popolazione inattiva che campava di sussidi, e i sindacati, i partiti laboristi che erano rappresentanti erano in qualche maniera un ostacolo a quello che sarà lo sviluppo economico di questo liberismo rampante. Altro elemento, la delocalizzazione produttiva. Cambia completamente il ciclo produttivo, si crea un atomismo sociale e un crescente impoverimento, con un importante aumento della marginalità sociale in Europa. Cioè tutto quello che era il meccanismo che era ben collegato al sistema del welfare viene smontato, cioè si perde la grande fabbrica, la produzione si delocalizza. Quindi anche la dimensione comunitaria legata al lavoro, legata a un lavoro sul territorio, pensiamo anche per noi come era negli anni 60 e 70, qualcosa legato per esempio alle fabbriche che identificavano dei luoghi, la Fiat per Torino, la Preda Veda per Milano, l'Italsider per Genova, la produzione viene delocalizzata e si modifica, questo creerà una forte atomizzazione sociale. La cultura reganiana del thatcherismo produce anche edonismo, individualismo proprietario e post-ideologico, una sostanziale sfiducia nei partiti di massa e nel sistema anche democratico rappresentativo, soprattutto che colpisce i socialdemocratici e i sindacati. Altra dimensione, aumento considerevole dei flussi migratori. Dagli anni 80 in poi si va verso un aumento esponenziale dei flussi migratori. Questa cosa qui anche peserà molto dal punto di vista del contesto. La destra, quindi, la destra radicale, si troverà a vivere un decennio di questo tipo, un decennio che quindi le è forse più favorevole e che saprà affrontare in maniera più attenta. C'è un processo di proletarizzazione della destra. Questa frase viene da Piero Ignazzi, che è un politologo italiano che ha studiato molto bene l'estrema destra in Europa. Prima non era così, cioè si perde completamente quello che forse erano blocchi sociali precedenti, quello che era un certo ceto medio in Italia spaventato dalle sinistre, quello che era sostegno per esempio da parte di gerarchie militari alla destra, quello che era anche un mondo borghese che in qualche maniera sosteneva quel tipo di contesto. Si va verso una totale proletarizzazione della destra. E qui c'è la prima grande innovazione, l'incontro con le sottoculture cockney metropolitane. Su questo ne parleremo un po' e vedremo cosa vuol dire. Cioè, abbiamo detto che una delle centrali culturali per la destra si sposta in Inghilterra. Lì, in qualche maniera, un certo ribellismo giovanile proletario, che trovava una propria aggregazione, per esempio, nello stadio, nei gruppi calcistici, nel tifo organizzato, anche se vedremo, spiegheremo bene in Inghilterra che cosa vuol dire, perché si parla in realtà di bande, cioè di firm, di crew, cioè di gruppi ristretti, nulla di paragonabile per esempio a quelli che sono i nostri gruppi ultras negli stati, che invece sono più organizzati come un gruppo visibile. E soprattutto c'è l'incontro con la sottocultura skinhead. Sottocultura skinhead che nasce negli anni 60, che è una reazione giovanile in qualche maniera, appunto proletaria, uno dei simboli è i due martelli incrociati della working class, una ruota dentata, qualcosa di legato anche a un immaginario di giovani proletari bianchi, però all'inizio in realtà c'è anche una dimensione di un certo meticciato culturale che per esempio viene dalla musica anche di derivazione giamaicana, mentre invece gli skinhead progressivamente vedremo modificano anche questa sottocultura. Sottocultura vuol dire un gruppo ristretto che ha dei propri codici linguistici, comportamentali, estetici anche. La testa rasata, certe marche vengono utilizzate, gli scarponi che sono simbolo appunto proletario. Vedremo che nascerà per esempio l'iconografia del tatuaggio, che diventa fondamentale per la destra radicale. I tipici tatuaggi skinhead, oltre ai
due martelli incrociati la working class è per esempio la ragnatela sul gomito. La ragnatela sul gomito in realtà è un emblema di quello che è una sorta di disoccupazione che colpisce i proletari. La ragnatela sul gomito, ci sono tante versioni di questo, ma una delle versioni che viene data di questa iconografia è il proletario disoccupato che sta col gomito sul bancone del pub, tipica immagine inglese, e fa le ragnatele, cioè resta lì, resta bloccato lì, in questa dimensione anche di odio verso quello che è, per esempio, tutto a quelle che invece sono le culture giovanili degli anni 70, verso gli hippie, verso anche altre forme, i rockers, i mod, quelli che sono altre sottoculture, tecnicamente di derivazione inglese. Queste sono tutte sottoculture cockney, cioè di strada, sottoculture proletarie o sottoproletarie, e quindi hanno questo anche tipo di orgoglio estremamente nazionalista e sciovinista, legato a contesti come il pub, il tifo individualista per una squadra, quindi anche un certo senso di identità legato a questo, e soprattutto poi a un clima da banda, da gruppo ristretto che odia la società. L'abbigliamento skinhead è un abbigliamento che loro definiscono, oltre che essere proletario, estremamente pratico nelle risse. I capelli rasati sono utili nella rissa, hanno degli scarponi rinforzati, adottano per esempio il bomber, che è una giacca poco costosa, mentre invece poi adotteranno delle marche specifiche, vedremo dopo, e sono dei codici che diventano anche iconografici. Quindi per esempio si passa a bande di quartiere, crew, più vuol dire quello ciurma, firm, bande calcistiche, e la musica caratterizza questo periodo degli skinhead e caratterizza un po' l'orgoglio skinhead, come si dice, skinhead sprite, è la musica Oi, un'evoluzione del punk, estremamente anche rozza come musica, ma estremamente diretta, in cui si racconta la vita degli skinhead, le sbronze, le risse, l'opposizione a un certo tipo di società, per esempio tutto quello che oggi è una dimensione così identitaria o sloganistica legata a ACAB, ACAB, All Cops Are Bastard, è una canzone di un gruppo for skin che racconta semplicemente una rissa tra skinhead e poliziotti. C'è anche una sorta di feroce odio antiborghese negli skinheads, negli studenti, negli hippie, nei borghesi appunto, loro che invece sono proletari e in qualche maniera anche molto legati a un senso nazionalista, soprattutto in Inghilterra. L'elettorato nazionale populista si estende quindi a classi sociali più povere e impoverite della riorganizzazione produttiva. Questa è una frase di Pierre Mirza, che avete già visto. Si va verso una destra con un modello post-industriale, che invece è la definizione di Pierre Mirza. La peggio gioventù, cioè l'idea appunto di un gruppo ristretto che anche è incompatibile con il resto della società. Questo piace molto alla destra radicale, che si sentono, come dice alcune, anche se tutti noi no, un gruppo ristretto, un gruppo anche fortemente legato a quello che è una contrapposizione col mondo corrente, che quindi in questo si trova bene con le sottoculture, per esempio. E c'è anche una rottura con le tradizioni organizzative e ideologiche precedenti. Vedremo che, per esempio, soprattutto l'impatto con le sottoculture e la riorganizzazione giovanile sarà di difficile lettura per quelli che sono i partiti che vengono invece dagli anni 60 e 70 dall'estrema radicale. Vedremo, ci sarà anche, per esempio, una inimicizia o un rapporto di amore e odio costante. Xenofobia, razzismo e antisemitismo diventano un po' una sorta di Weltanschauung, cioè una visione del mondo da affermare con la violenza, di strada, e nasce il concetto del white power, cioè del potere bianco, come è chiaro che è una risposta anche linguistica a quello che era il black power statunitense degli anni 80. Cioè al black power contrapponiamo il white power, il potere bianco. Vedremo che questo tornerà appunto nei concerti, nell'iconografia, negli slogan. E la dimensione di xenofobia e razzismo, connessa anche a un antisemitismo, diventa caratterizzante per la destra radicale. Questo non faceva parte in maniera così forte negli anni 70 o negli anni 60, ma diventa dagli anni 80 in poi il pilastro della destra radicale, proprio perché abbiamo visto che i flussi migratori erano in aumento
e che soprattutto la delocalizzazione quindi ha portato a un atomismo sociale, alla rottura anche di comunità, come per esempio la comunità fiduciaria del lavoro e della propria unità produttiva, e quindi aveva bisogno di forti anche identità. Si crea quindi un mix ideologico di culture identitarie, nazionaliste, apertamente fasciste, sciovviniste o generalmente regressive. Quando dico sciovviniste e nazionaliste vuol dire anche un senso di nazionalismo gretto, un po' ignorante, un po' becero, che si riconosce per esempio in simboli della nazione completamente sganciati dal punto di vista invece delle cosiddette elite dominanti, come le vedono loro, cioè sganciati dall'azione di un governo, ma o di un partito, ma un qualcosa, per esempio, vedremo, qui parliamo molto di un contesto anglosassone, l'Inghilterra, l'Union Jack, che verrà orgogliosamente tatuato oppure usato come top sui bomber degli skinheads. C'è qui, però, quindi si crea questo rapporto di sostegno informale che è tutto reciproco con alcuni partiti che si mostrano sensibili e che in qualche maniera cooptano anche queste nuove dimensioni giovani. Qui vi ho messo un tipico orografia e tipico tatuaggio anche che viene dato di skinhead, che normalmente si fa sull'avambraccio, deve essere uno di quelli. Anche tutta la collocazione di tatuaggi, tutta la simbologia ha appunto a che fare con il modello sottoculturale, quindi è precisa, è standardizzata. Lo skinhead è crocifisso, perché lo skinhead è sempre cattivo. Lo skinhead è quello che fa le risse, che si ribella alla società. È quello dei pochi che stanno nella crew, che stanno nella sua banda, la banda di quartiere, la banda del Millwall, la banda del Birmingham, del Chelsea, e quindi naturalmente l'incontro con una destra radicale che si trova accerchiata ancora da un'estrema, dalla sinistra e dal blocco sovietico e dal capitalismo, e che con l'idea della terza posizione si trova in questa fase culturale, vede bene questo tipo di iconografia, perché come dicono loro, ripeto, una famosa canzone degli Amici del Vento, che era un gruppo cantautorale di destra italiano, anche se tutti noi no. E si comincerà a incitare alla resistenza bianca, al white power, cioè una dimensione identitaria molto stretta. Allora, nuovi codici per vecchi simboli. Questo è il simbolo del white power. Notate bene, è un pugno chiuso, eh? non è un saluto italiano. Si riprende la croce celtica, che grande innovazione di Santiria, un certo già meccanismo di idea di Europa spiritualmente intesa per il neofascismo, non era un simbolo così caratteristico, per esempio. Santiria e i suoi avevano questo tipo di utilizzo, ma questo diventa un simbolo molto utilizzato dalla fine del 70 all'80, anche se magari è scontato per noi molto. Ovviamente, essendo molto spesso viene vissuto anche dal punto di vista runico gaelico, in realtà, questo tipo di simbologia, non per forza di derivazione cristiana. Questi sono alcuni dei simboli che compariranno, classici, compariranno: rune dell'SS, il testo del Totenkopf, la croce di ferro tedesca. Si crea questo mix completamente nuovo, che diventa un po' un corollario nelle spillette, nelle toppe dei nuovi nazisti, dei cosiddetti nazischini. Il movimento skinhead si divide sulla politicizzazione o non politicizzazione, sicuramente la politicizzazione maggioritaria va verso destra, si creerà anche un gruppo di skinhead cosiddetti antirazzisti che vuole reagire un po' a questo spostamento a destra, che però diventa estremamente maggioritario in questa sottocultura. Vedremo anche le proporzioni, perché così può sembrare che siano in pochi, ma in realtà non è proprio così. Vediamo quindi il caso francese, di come in Francia sia stato intercettato questo tipo di sottocultura. Poi se ne parlerà meglio nei prossimi incontri. Vediamo un po' come il Front National di Le Pen ha un po', queste sono le sue posizioni classiche, come vedete anche molto figlie anni 80, e molto figlia anche di questo senso della degenerazione nazionale, figlia della cultura permissiva del 68, anche su questo si trovavano molto con quello che erano le sottoculture, cioè su una reazione, per esempio, antiborghese ma proletaria bianca. In Francia l'organizzazione terzo-posizionista, che era tra la Troisième Voie, esce con una scissione interna da parte di una fanzine, la Rebellion. Le fanzine sono dei giornali autoprodotti che circolano nei concerti, una dimensione tipica delle sottoculture.
sicure, per esempio anche di quella punk. E in qualche maniera le bande neonazi si danno anche una collocazione territoriale. Le Havre, Toulouse, Brest. A Brest ci saranno quindi i primi incidenti nel 1986 fra nazischini e polizia che voleva vietare un concerto. Vedremo che molti neonazisti, nazischini europei vedranno gli scontri di Brest del 86 come quasi un momento nascente del loro movimento. Secondo una stima giornalistica, tra l'85 e l'86 esistevano in Francia circa 1500 skinheads neonazisti e 2000 hooligans razzisti. Queste sono delle proporzioni. C'è un grande aumento delle aggressioni a sfondo razziale, soprattutto verso nordafricani. Vedremo che le aggressioni e il livello della violenza di strada poi si caratterizzerà etnicamente anche a seconda delle etnie, dei flussi migratori prevalenti dei vari paesi. Quindi ho messo un po' di foto. Quelli sono alcuni degli incidenti fra giovani nazionalisti. Questa è una banda parigina. Questo che vedete qui è Batskin, che è il leader carismatico. Molto spesso vedremo che i gruppi continuano a trasmigrare da un partito all'altro seguendo i loro leader. E questa, per esempio, è un'intervista di un magazine francese sul mondo skinhead parigino e sulle bande anti-skin. Qui vedete Batskin con i suoi, e questi sono i skinhead antirazzisti e delle bande di migranti che ingaggiano una vera e propria guerra. C'è un bellissimo documentario che si chiama Les Chasseurs de Skin, i cacciatori di skin, e skin in francese, per esempio, diventa l'equivalente di anti-skin, anche se è poco corretto. Come vedete, l'organizzazione in bande diventa anche un qualcosa che aiuterà poi i partiti radicali. Il Front National di Le Pen li assumerà, per esempio, per mettere i manifesti, per fare il servizio d'ordine alle manifestazioni, proprio perché era un fenomeno che diventava anche culto. Andava sui giornali nazionali, andava sui magazine, un'idea molto forte di gruppo. Batskin tuttora ha una vendutissima biografia, autobiografia, e rappresenta ancora un personaggio che va anche in televisione in Francia e spiega quelle che sono le tendenze dei giovani nazionalisti. Front National, in realtà, in quegli stessi anni ha un'impennata. C'è anche una dimensione tecnica, cioè Mitterrand, per salvare il Partito Socialista in crisi, cambia la legge elettorale e quindi c'è la maggioranza di deputati che avrà mai il Front National. Però il voto resterà abbastanza costante, poi lo vedremo negli anni 90, lo vedremo nelle altre elezioni. Questo è ancora anche uno, dal 2002 al 2007 che l'ho messo per vedere come la situazione poi si evolve, ancora le zone a maggior densità di voto del Front National. Queste più su dovete, Parigi, Lille de France, poi c'è tutta la dimensione di Nizza e Marsiglia, e poi quindi localizzata nei centri, cioè localizzata nelle città, nelle grandi città francesi. Questo è Jean-Marie Le Pen nell'86, con questo ottimo risultato elettorale, che quindi in qualche maniera diventa un po' un riferimento di voto, ma soprattutto anche qualcosa da cui si entra e si esce per le bande neofasciste europee. Vediamo invece l'Inghilterra di Margaret Thatcher. Queste sono le posizioni, alcune delle posizioni principali della Lady di Ferro. È un decennio per l'Inghilterra. Euroscetticismo, una gestione autoritaria del conflitto sociale, lo dicevo prima, contro i partiti laburisti dei Trade Unions. Addirittura la Thatcher farà una legge particolare per cui l'iscrizione al partito laburista non diventa automaticamente un'iscrizione ai sindacati. Quindi in qualche maniera rompe anche dal punto di vista economico quello che era un grande sostegno per le prime forme sindacali della storia europea, per cui era anche un sindacato particolarmente forte. La Thatcher farà un durissimo braccio di ferro, si arriveranno a mesi e mesi di sciopero, per esempio sulla questione delle miniere o anche sulle questioni urbane, per esempio lo sciopero dei turbini. La Thatcher non mollerà e sostanzialmente vincerà dal punto di vista anche culturale e poi pratico, sbaragliando quello che è il fronte laburista. C'è anche un'altra cosa, l'esasperato nazionalismo dovuto alla guerra delle Falkland del 1982. Questo, per esempio, tutta nell'iconografia delle bande giovanili, dei giovani skinhead, è molto presente questa cosa. La questione irlandese anche. Generalmente il neonazismo anche giovanile in Inghilterra è marcatamente anglicano, anticattolico, anche, no? Per esempio, quindi la questione irlandese viene in qualche maniera
utilizzata anche in questo. Ci sono poi un provvedimento che non si sa tanto, non è molto noto quello che fa la Dacia, ma anche lì viene gestito con una dimensione di guerra contro le gay giovanili migranti e contro gli hooligans. La Dacia farà una guerra anche contro gli hooligans, ci sono addirittura delle operazioni di antiterrorismo che vengono fatte contro dei capi di quindi questa è l'Inghilterra della Lady di Ferro. A Londra dell'Iron Lady viene rivitalizzato sostanzialmente un'organizzazione giovanile come il National Front, circa 20.000 iscritti, rinvigorito da Pennsylvania negli anni 80. Anche qui ci sono degli accenni terzopposizionisti, ma sostanzialmente, come vedete, c'è un'idea della pulizia sociale. Reintroduzione del reato di omosessualità, il settore 28, che era presente nella legislazione inglese, attenzione, quindi l'aborto è un crimine contro l'umanità. E poi c'è la pena di morte, la stessa cosa che avete trovato per il Front Nazionale, perché i reati finalmente di violazione migrante voleva la pena di morte, ovviamente contro omicidio, stupro e pedofilia. Anticipò in qualche maniera la svolta verso la Dacia, superando nel 77 i liberali alle elezioni. Qui vi ho messo invece alcune parole chiavi. Patti Bashi diventa la moda dei giovani razzisti inglesi, picchiare il Pakistan. Abbiamo detto che come le bande francesi avevano come contrapposizione quello che erano le migrazioni nordafricane, perché faceva parte del tessuto sociale del loro paese, diventa il Pakistan, quasi una moda, viene definito una nuova moda dei giornali inglesi. La svolta di Carnaby Street, quella che era la strada degli hippie, diventa la strada del white power. Tuttora potete trovare una souvenir e abbigliamento legato a quel concetto lì. Comincia anche questa dimensione particolare, la simpatia di Scotland Yard. Viene sottolineato come tantissimi poliziotti in realtà sono anche simpatizzanti del National Front, quasi che sia in qualche maniera qualcosa che gli permette di avere maggiormente le mani libere. Nella controinformazione liberale del tempo viene quasi descritto un poliziotto che esce dal lavoro, si toglie la divisa e diventa militante del National Front. E la penetrazione in alcune curve calcistiche, in particolare per esempio in quello che vedremo la dimensione delle bande, delle firm, quindi non gruppi ultras come siamo abituati noi con lo striscione dello stadio, con un gruppo formalizzato con un nome, ma bande informali, le cosiddette firm. In particolare quella che sarà più politicizzata saranno sicuramente gli Edalters del Chelsea, i cacciatori di teste. Questa è Margaret Thatcher e questo è un concerto del National Front, un concerto di Screwdriver, questo è un gruppo di cui parleremo. Un concerto neonazista del National Front. Questa è una campagna elettorale del National Front, lì ci sono anche dei leader che poi danno vita ad altre formazioni, come per esempio Nick Griffith del British National Party. Come vedete, slogan molto diretti: Defend Rights for Whites. Questo è un raduno giovanile, cioè questo è il davanti di un comizio. E questa è una firm, questi sono gli Edalters del Chelsea. Una foto più recente, questa era una banda che attacca una manifestazione in sostegno dell'aborto. Qui trovate anche, ovviamente la dimensione della banda sottocultura della banda di stadio prevede delle gerarchie interne, di leader, un po' come rapper Batskin. Questo è Nightmare, che è il capo degli Edalters. Nightmare verrà arrestato con un'operazione antiterrorismo, darvi un'idea anche un po' di come poi è la cosiddetta guerra degli hooligans. Questo è il simbolo degli Edalters, che è scritto in cosa? Come incubo? C'è un bel documentario di un giornalista BBC che si infiltra e ricostruisce un po' quello che saranno gli Edalters. Questa è una foto tuttora della curva del Chelsea, come vedete c'è una forma di interscambio generazionale. Però quali sono le proporzioni della violenza razziale negli 80 in Inghilterra? Ci sono disordini, per esempio, anche da parte contro violenze poliziesche di migranti, in particolare a Brixton. Durante il carnevale giamaicano a New Cross, sempre a metà degli anni 80, ci sono 13 morti per un attacco nazischino. È una rissa, una grande rissa con una coltellata. La polizia dichiara di non avere indizi su cui indagare, anche qui comincia un po' quello stereotipo della simpatia di Scotland Yard.
Nel 93 solo si contano 70.000 aggressioni razziste negli Stati Uniti, nell'Unione Americana, scusate, 10 al giorno nella sola Londra. Scotland Yard dichiara nel 90 che non esistono incidenti razziali su suolo inglese. Quindi c'è una forma anche così di questa, una statistica di UNG che dimostra bene qual era la proporzione della paura del Bangladesh, la guerra al Pakistan. Quindi vediamo l'Inghilterra è centrale, sottoculture proletarie, proletarizzazione del sostegno ai partiti e rinvigorimento per esempio della National Front. La National Front poi parte una diaspora che poi è tuttora lo scheletro, in particolare con un altro ex capo hooligans, Kenny Griffin, quello che è il British National Party, che si presenta per esempio anche a queste elezioni europee tuttora. Passiamo di decenni. Quindi abbiamo visto gli anni 80, incontro delle sottoculture, metà politica, ingresso o a cavallo di partiti che si mostrano disponibili, ma che in realtà semplicemente utilizzano la manovalanza delle bande giovanili per sostegno, soprattutto muscolare le proprie manifestazioni, e perché in qualche maniera interpretano anche una moda del momento, esplicito in Inghilterra, abbiamo visto che questo fenomeno trova anche la sua dimensione culturale, ideologica e anche identitaria classica, a cui tutti fanno riferimento, perché la sottocultura skinhead è una sottocultura inglese, e perché il fenomeno, per esempio, delle bande calcistiche, anche lì è fortemente radicato in Inghilterra, parentesi, mentre invece la dimensione identitaria del gruppo ultra sarà di derivazione italiana, un tipo di strutturazione, si passa di decennio però, quindi al clima di riduzione del welfare, di atomizzazione sociale, di delocalizzazione produttiva e di aumento dei flussi migratori, si arriva al grande impatto scioccante della globalizzazione, che vedremo sarà una nuova fase di evoluzione per la destra italiana. Ovviamente non è solo questo la globalizzazione, ma io qui provo a vedere quello che ci interessa: la caduta del blocco orientale e la riunificazione della Germania. Vedremo che una delle centrali culturali del neonazismo diventa la Germania unificata, di questo anche la dottoressa Engel ne parlerà in un'apposita lezione che faremo qui nel laboratorio. Un rapido processo di unificazione europea, quindi l'orizzonte europeo, mentre se negli anni 80 c'era stata una reazione contro questo tipo invece di progetto della Thatcher e anche da parte di Le Pen promuoverà un referendum contro Maastricht, sarà anche un altro momento del 93, un momento di grande aumento di voti per il Front National, vedremo che la destra in qualche maniera, il neofascismo giovanile riprende con forza il concetto di Europa bianca, quindi un concetto che invece era maturato in alcune parti della destra radicale negli anni 60. E invece la destra radicale partitica cavalca la pregiudiziale anti-europea o sostiene la difesa della sovranità nazionale, come per esempio il movimento sociale contro l'Europa. Quindi una dimensione giovanile che si impronta più sul piano europeo, mentre una dimensione partitica che fatica a stare dietro un po' a questo tipo di contesto. Vediamo però qual è l'impatto della percezione sociale della globalizzazione. Crisi del concetto di Stato-Nazione, ovviamente, un orizzonte globalizzato mette in discussione quella che è anche la sovranità nazionale, quello che è il ruolo della nazione, quindi questo ricerca nuove identità, anche di nazionalismo diverso. Difficile percezione del comando transnazionale, si crea, questo fomenterà la teoria del complotto, istituti di gestione della globalizzazione economica come il Fondo Monetario, la Banca Centrale, ma anche organizzazioni più informali come la trilaterale o formazioni sostanzialmente abbastanza inventate nella loro forma, come per esempio il gruppo Bilderberg, ne parleremo a tanti livelli, si crea una difficile percezione del comando che diventa transnazionale. Melting pot e migrazioni diffuse, questo sarà ovviamente un grande argomento propagandistico. Il melting pot è il multiculturalismo culturale, appunto, che è un'idea sostanzialmente anche di globalizzazione dei popoli e di meticciato sociale. Questo sarà un argomento cardine per la destra radicale. C'è in generale una propaganda imperiale occidentalista, il concetto per esempio di fine della storia, che è di Francis Fukuyama, e anche l'idea di nuovo impero americano di Luttwak. Luttwak è un importante, diciamo, metapensiente da una certa destra americana, quella che poi diventerà per esempio dei neoconservatori. Luttwak stabilmente scrive per esempio in quegli anni dei libri, per esempio sull'impero romano, di
l'impero russo, cioè l'idea che gli Stati Uniti si dotino di un nuovo meccanismo imperiale più che imperialista, che però porti avanti anche i valori occidentali e quello che è la società americana. La società americana, in primis per i neofascisti e i neonazisti a livello mondiale, sarà un controllo occulto delle centrali del potere e soprattutto anche il melting pot, ostentato e voluto dal nuovo mondo americanizzato. I processi storici e i tempi sociali si accelerano notevolmente con la globalizzazione, questo lo vediamo ancora. Questo genera ulteriore spaesamento. Abbiamo anche un'organizzazione economica post-comunista, quindi che si muove verso, va oltre la terziarizzazione, cioè va verso anche una sorta di capitalismo cognitivo. E poi il trionfo delle telecomunicazioni, vedrete che internet sarà fondamentale per tenere insieme delle cellule, dei gruppi così informali e così amplificati, soprattutto per la destra radicale, ma anche diciamo per la sinistra. Allora, la globalizzazione come viene vissuta? Come il complotto mondialista. La destra radicale rifiuta la terminologia globalizzazione, ma usa la derivazione francese, quella mondialista. Mondialista. Questa è un po' la visione che gli darà. Allora, la globalizzazione è definita mondializzazione, è vista come un disegno perseguito da massoni, progressisti ed ebrei che trovano il melting pot nell'immigrazione un'arma, cioè è pianificato il melting pot tramite l'immigrazione. Cioè l'immigrazione è qualcosa di non dovuto a dinamiche socio-economiche, non dovuto comunque a un mondo a più velocità, non dovuto a una pauperizzazione di altre parti del mondo, ma è una cosa pianificata. Cioè l'immigrazione è un'arma per creare il melting pot contro i popoli. E le banche sono in qualche maniera chi gestisce questo processo insieme in questo gruppo di accoliti che organizza questo. Però è fondamentale questa cosa. Il melting pot è un preciso disegno delle centrali mondialiste che usa l'immigrazione. Quindi, come vedete, l'immigrazione viene completamente sganciata da quello che invece è la sua realtà socio-economica. Le migrazioni non sono figlie di un disegno, sono figlie sostanzialmente di dinamiche geopolitiche, dinamiche sociali, economiche, belliche. Questa è in realtà la dimensione. Anche il fascismo e il nazismo storico vengono letti così. In realtà, per quello vengono anche molto sommatico le culture tradizionaliste, diventano un'opposizione al mondialismo. Cioè chi ha provato a bloccare il nascente disegno mondialista è stato il Terzo Reich, che appunto ha combattuto contro l'idra mondialista, il comunismo e il capitalismo. E quindi si crea questa fusione indistinta di chi resiste al mondialismo. Queste sono alcune dell'iconografia. Questo è lo ZOG, Zion Occupation Government, cioè nel cospirazionismo statunitense e anche neofascista c'è un'idea di occupazione sionista del governo americano. Lo ZOG, per esempio, in alcune la stragrande maggioranza della produzione letteraria o saggistica su questi argomenti è statunitense, perché ci sono delle leggi che lo permettono. Ci sono molti testi sullo ZOG, Zion Occupation Government. Si continua una vecchia litania sulla fondazione massonica degli Stati Uniti. Questo è un tentativo abbastanza discutibile di ricostruire una simbologia massonico-giudaica in un frammento del dollaro. Questo è un pezzettino del dollaro, da un dollaro. Vedete? Si connettono le lettere in base a delle proporzioni e viene fuori la parola massone. La Chiesa cattolica è infiltrata da giudei e massoni. Questo è un conclave, praticamente. No, è una messa solenne, se vedete. Qui passerà il Papa. Questo è bellissimo, l'ho trovata recentemente. Una visione per cui un quadro: Gesù caccia dal tempio i banchieri. Vedete, qua c'è la Morgan Stanley, ci sono i cavalieri. Questa il compito: Gesù caccia dal tempio lo rimette. E questa è sempre l'idea: shadow government, governo ombra.
Questo sta un po' dietro alla visione della globalizzazione. Può sembrare un po' ridicola e farsesca, ma vedremo che poi in realtà questa cosa qui, questi sono gli esempi un po' più ignoranti, anche un po' più becce, con meno significato dietro, però questo modello resterà. E comunque la globalizzazione per loro è un mondialismo organizzato tramite melting pot e migrazione. Sempre un'idea di questo tipo. Vedete, io li ho presi tutti da siti della destra radicale, cioè lo zio Sam dà un abito anche al terzo mondo. Questo è il mondo, vedete, le multinazionali, l'americanizzazione. Questo va combattuto, questo è per loro l'occidentalizzazione, insomma, la famosa pronuncia di Benetton, questo è quello che non vogliono. Una società di questo tipo. E lo rinquadrano come la società americana. E questo è una grande, per esempio, un grande classico dell'ordine globalizzato, no? L'oro, il dollaro, i massoni, i marxisti, è come il cappello. Vediamo, quell'antisemitismo è questo, negli anni 80. Questa è un'iconografia moderna, appunto, di come comunismo sia figlio del giudaismo, che riprende un po' questa, come sta tenendo al posto, detto, una nuova trasformazione grafica recente contro invece una vecchia idea. E queste sono anche delle forme appunto di antisemitismo, soprattutto sono atti contro sinagoghe e cimiteri ebraici. Arriviamo allora a una svolta organizzativa da questo punto di vista, tipica negli anni 80. Negli anni 80 le sottoculture, le bande di strada aumentano sempre di più, a un certo punto ritengono, e vanno a cavallo, entrano e escono da partiti che sono sensibili a quel tipo di stanze o che provano a cavalcare queste nuove tendenze giovanili, si arriva invece al momento in cui queste reti e questi gruppi, nella loro eterogeneità, ma nella loro galassia, provano a fare da soli. E nasce la prima rete internazionale contemporanea neonazista, Blood and Honor, riprende appunto slogan di una memoria. In Inghilterra, sono accosto alla National Front nell'88. National Front, appunto, dicevo, una diaspora a fine anni 80, nasce Blood and Honor. Un meccanismo aggregativo, legame ideologico, però un meccanismo aggregativo metapolitico, soprattutto dal punto di vista della musica e dell'iconografia. White Power Music è rock. Rock Against Communism. Questa è l'altra grande circuito. I leader carismatici, i leader di questo, non sono più in qualche maniera ideologi o non soltanto capibanda, ma diventano musicisti. Cioè, il leader che fonda Blood and Honor è Ian Stewart Donaldson, che è il cantante del gruppo, o il screwdriver, cioè, l'idea, appunto, proletaria di fondo. I leader diventano musicisti, i gruppi musicali diventano i frontman dei gruppi. Ogni cellula Blood and Honor ha un suo gruppo musicale di riferimento, ogni contesto nazionale ha un suo gruppo musicale. Quindi vedete, la metapolitica della musica, dei concerti, dei raduni diventa fondamentale per questi territori. E su questo fondano una rete internazionale che distribuisce la musica, e anche lì aggirando perennemente le leggi. Tenete presente che il mercato della White Power Music è stato anche in alcuni paesi, come per esempio in Scandinavia, distribuito dalla Sony, perché era un mercato corposo, è un mercato importante. Internet in questo diventerà uno straordinario mezzo, per esempio, di diffusione, con semplici caselle postali, per esempio, negli Stati Uniti. Come appunto dicevo. Vediamo un po' allora questo mondo qui, che diventa un mondo ideologico di riferimento. La centrale organizzativa viene spostata negli Stati Uniti, perché ci sono leggi più permissive, c'è la connivenza di vecchi apparati del Ku Klux Klan. Il Ku Klux Klan verrà anche lì, si pone il problema di relazionarsi nel Midwest, di relazionarsi con questi gruppi, anche se ci sarà sempre un attrito in questo. Le nascenti milizie invece saranno un po' più legate anche a questo tipo di affinità. La letteratura negazionista viene quasi tutta prodotta, cioè stampata negli Stati Uniti e distribuita, anche tutta appunto la cultura
complottista mondialista, trova le sue centrali lì, trova anche i suoi teorici. Le leggi più permissive consentono questo. C'è una precisa strategia da parte delle reti del web power, dove loro in particolare, di penetrazione nell'est europeo, dove trovano nel disorientamento giovanile, anche ideologico, identitario, un humus importante. Vedremo addirittura che a cavallo della riunificazione tedesca, per accelerare il processo di morte, praticamente clinica, della DDR, addirittura ci sarà gruppi di neonazisti originari dell'est che torneranno nell'est negli ultimi anni della DDR per accelerare questo processo. I primi concerti nazioni nella Germania est sono già di metà anni 80. Diventa anche una forma di opposizione, vedremo che la centrale culturale tedesca diventa fondamentale, di opposizione addirittura a un sistema, essere un giovane neonazista nella DDR. Sono gruppi e circoli ristretti su base territoriale o nazionale. Questo gli consentirà anche di sfuggire molto, per esempio, alla repressione poliziesca. Si crea infatti una sorta di allarme nazischino nei media, cioè sono soggetti difficilmente catalogabili, difficilmente trovabili o identificabili, che compaiono in alcuni momenti, o in dimensioni di violenza di strada, o in dimensioni di raggruppamenti, di gruppi musicali o di concerti, ma che normalmente non si trovano, non si vedono. Quindi c'è una forma anche mediatica di forte attenzione. Ricordate il magazine francese che addirittura dedicava una pagina. Allora, vediamo un po' l'iconografia. Questo è il logo, la toppa degli Screwdriver, che sono il gruppo che fonda, di Stuart Donaldson, che fonda il Dodenono. Questo è un concerto degli Screwdriver. Sempre Donaldson che è il frontman. Questa è una fanzine Rack, Rock Against Communism. Vedete? C'è questo scheletro, praticamente crocifisso su una faccia martello. Questo è un po' l'idea iconografica. E questo è Blondie and Honor, di la tipica con il trischere. Questo simbolo qui, che viene preso sempre per, come vedremo, l'iconografia anche per esempio dei loghi, in realtà in alcuni paesi muterà radicalmente anche per diciamo sfuggire alle maglie della giustizia, per cui in realtà si modificano anche molto radicalmente, anche con un uso molto disinvolto, per esempio delle rune, delle simbologie dell'SS o delle rivisitazioni grafiche di queste simbologie. Allora, vediamo che una delle centrali di questo bond culturale è la Nuova Germania. Nuova Germania, vediamo alcuni effetti sociali della riunificazione. Lo sconquasso sociale ed economico, soprattutto nell'entra dell'ex Germania Est, la Germania guadagna 17 milioni di persone che vivono in un mondo completamente diverso. Per esempio, le elezioni della riunificazione diventano anche uno scontro culturale su chi sono i nuovi tedeschi. Forte nazionalismo, alimentato per esempio dal calcio, dalla propaganda, la Bild, per esempio, che è appunto un quotidiano popolare tedesco, dirà che per esempio la CDU di Helmut Kohl ha cavalcato i mondiali del 90 per creare un nuovo senso comunico, anche delle scene appunto di addirittura tedeschi dell'est che sventolavano le bandiere dove c'era il buco interno del logo della DDR, duramente Italia. Si crea un razzismo diffuso. Ci sono degli incidenti razziali, soprattutto nella Germania Est, che coinvolgono gruppi di neonazi, soprattutto nazischini, ma che trovano grande sostegno nella popolazione. In particolare il caso di Rostock-Lichtenhagen, 3 giorni di scontri, dopo che alcune bande nazischine avevano assaltato a colpi di Molotov alcuni appartamenti che erano dati ai cosiddetti asilanti, cioè ai richiedenti asilo. Questa è una cosa che sconvolse la Germania e sconvolse l'Europa. Il neonazismo torna in Germania, fa parte di quell'allarme schinelli immediati di cui parliamo. Il governo della CDU di Helmut Kohl, impaurito da questo, modificò l'articolo 16 della Costituzione, cioè l'articolo sul diritto d'asilo. Questa cosa qui fu quasi additata come una vittoria da parte dei giovani. La giovane neonazisti. Vedete, i roghi continuano. A Solingen, per esempio, sono bruciati vivi 3 turchi, una famiglia
Bonn, Francoforte, c'è proprio una escalation, ma soprattutto le tre notti di Rostock, quando tantissima gente scende in strada, applaudono i nazisti e in qualche maniera per la prima volta in Germania c'è uno spettro del genere. Questa è la Germania, questo è Mr. Germany, il nuovo cancelliere Helmut Kohl, che deve creare un po' anche l'identità della nuova Germania, e queste sono una marcia di un nazista tedesca. Come vedete, si prendono le simbologie più varie dell'idea di Germania. Queste sono tutte simbologie della prima della militare, della prima guerra mondiale o successive. Ovviamente in Germania la legislazione è molto drastica, molto netta sull'utilizzo direttamente di simboli riconosciuti per il nazismo. Rostock, alcune foto, vedete la polizia, c'è un Abbas che è utilizzata, diciamo, a modo di barricata. La polizia ci mette 3 giorni a fermare i disordini, e questo è l'attacco alle case degli asilanti che viene fatto da 3 giorni di Rostock, che impoverisce l'Europa e sconvolge la Germania, la nuova identità tedesca. La Germania, appena dopo la riunificazione, ha violenze razziali da parte di un nazista che nell'est trovano un silenzioso sostegno. Questo, da 3 giorni di Rostock, diventa un po' un problema su che cos'è l'identità, che cos'è il nazionalismo e cosa può portare il nazionalismo alla globalizzazione e nel posto in cui lo... Dicevamo che ci sono dei difficili rapporti fra questi movimenti e i partiti. Ci sono partiti che hanno provato a utilizzarli, abbiamo visto il National Front e il Front National in Inghilterra e in Francia, entrambi i paesi postcoloniali, paesi che hanno sempre avuto una grandi fenomeni migratori, avevano una popolazione anche di migranti già di seconda generazione, per esempio. Quindi questo era importante per quello che in quei paesi succedono prima quelle cose. Sostanzialmente, l'Indo degli anni 90, con l'esplosione per esempio di questo tipo di violenze razziali, ci sono rapporti molto tesi. Sostanzialmente alcuni partiti trovano che questi giovani così arrabbiati e così violenti, con l'indole così violenta, sono comodi, sono ottimi per rincolpare il partito, per fare i servizi d'ordine, ma poi attirano problemi perché sono incontrollabili. Allora, i meccanismi sono due: o c'è l'entrismo di alcune bande che seguono sostanzialmente alcuni loro leader, Kühnen per il fatto, per esempio in Germania, o di Griffin, questi leader restano ancora, Kühnen morirà negli anni 90 DPS, però in realtà la sua banda continua a trasmigrare, soprattutto in Germania, dove vengono messe fuori legge molti partiti continuamente. Il fatto forse è uno dei partiti più pericolosi da questo punto di vista. Poi c'è invece la cooptazione, cioè alcuni decidono, per anche evitare quello che vedremo saranno problemi con la giustizia, decidono di entrare in partiti che invece già esistono nei loro paesi e che quindi sono una casa sicura. L'NPD è l'unico partito post neonazista per quanto riguarda la Germania degli anni 60, non è mai stato messo fuori legge. Anche recentemente, 6 anni fa, si è provato a metterlo fuori legge da parte della giustizia tedesca, che su questo è veramente molto netta. Proprio dopo lo shock di Rostock diventa molto netta su questo, ma è sempre rimasto la casa, diciamo, politica del neonazismo tedesco. I democratici svedesi, la fiamma tricolore di Pino Rauti, che per esempio per l'Italia nasce dopo Fiuggi, e poi per esempio ci sono tentativi come giovani nazionalisti rivoluzionari di Baskin per la Francia. Baskin può sembrare un personaggio tutto resto, ripeto, ma è stato un po' uno dei leader della destra giovanile francese. Quindi da questo punto di vista c'è un difficile anche problema di gestione. In un'intervista a epoca del 92, Franco Freda, noto rivolista e comunque rimasto metà pensiero, l'editore delle edizioni ARA, quindi di chi stampa anche molta parte di quello che è la letteratura antifascista, altermondialista e antisemita in Italia, dice a un'intervista a sua epoca, quando negli anni 90 cominciavano anche i fenomeni antischini in Italia, perché poi diventa quasi una moda che si espande, i nazi rockers sono rozzi e folkloristici plebei. Cioè, immediatamente inquadra una difficoltà culturale per lui: sono plebei, è il giovane bianco proletario, no? Devono studiare, derozzarsi. Arriva l'epoca delle guerre razziali, gli skinheads devono diventare soldati politici.
In queste guerre al colore delle ideologie si sostituirà quello della pelle. La famosa intervista di Franco Freda, in cui appunto in qualche maniera dice di non riuscire a capire quel mondo, di non riconoscere quel mondo di plebei e rozzi che ballano il nazi rock. E che invece dovrebbero diventare dei soldati politici, dovrebbero studiare, dovrebbero in qualche maniera strutturare la loro dimensione ideologica. Io ho studiato molto sia diventare soldati politici che plebei, perché plebei è proprio un rifiuto che frega questo tipo di mondo, che invece abbiamo visto che con la proletarizzazione del mondo all'est radicale e delle sottoculture giovanili diventa fondamentale. Cioè loro si sentono in primis proletari bianchi, e come tali forse vengono lette da una buona definizione di Franco Freda. Si crea l'allarme Skinhead e cominciano le prime azioni repressive. Vedremo anche questo modifica la situazione dei gruppi dal 93 al 96. Proprio Scandinavia, Germania, Italia e Inghilterra. L'Italia farà una legislazione apposta per la legge Mancino del 93. Noi avevamo delle leggi che vietavano la riorganizzazione del partito fascista e l'apologia, sia nelle disposizioni della Costituzione sia nella legge Scelba. Nel 93 si aggiunge la legge Mancino, istigazione all'odio razziale, la cosiddetta legge antinazista. Quindi quello che era quel meccanismo di autonomizzazione delle bande neonazi nei primi anni 90, sull'onda anche delle tradizioni di Rostock, sull'onda di un fenomeno che diventava la nuova moda dei giovani nazionalisti europei, e travalicava la Francia, travalicava l'Inghilterra, approdava negli Stati Uniti, avvengono delle repressioni. Attenzione, io qui l'ho detto meno, ma ci sono anche altre sottoculture che vengono nazistizzate. Per esempio in Scandinavia le bande neonaziste sono principalmente di motociclisti, biker, mentre invece per esempio in Inghilterra si aggiungono anche una, e nei soprattutto negli Stati Uniti, scusate, una certa dimensione della cultura Dixie, della cultura in qualche maniera legata anche al sudismo, legata per esempio anche a circuiti di musica come i rockabilly, i rockers, diventa in qualche maniera anche bordeggiante con tematiche sciopiniste di tipologia neofascista. Quindi, dopo queste sono repressive, c'è una fuga all'interno dei partiti neofascisti legati. Prima abbiamo visto che c'era un meccanismo di preoccupazione che creava entrismo o cooptazione, c'è proprio una fuga all'interno dei partiti neofascisti legati. Principalmente l'NPD, il British National Party e il Movimento Sociale Fiamma Tricolore, che la costola quella rautiana che dopo Fiuggi mantiene, vuole mantenere ancora l'impostazione. Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore a metà degli anni 90 diventa la casa madre dei nazisti italiani e anche di futuri gruppi che ne seguiranno, come per esempio in contesti nazionali favorevoli formazione di nuovi movimenti e partiti. Forza Nuova in Italia 97, quegli esuli londinesi ritornano e formano Forza Nuova, soprattutto Roberto Fiore, e poi Alba Dorata del 93. Cioè quindi, dove è possibile, si creano gruppi partito e altrimenti si scappa in partiti legali. In Italia saranno due le operazioni, l'operazione Ameskin e l'operazione Thor contro i nazisti, e sostanzialmente metterà KO tutta quella che era la rete. Questo, alcuni gruppi invece di questo mondo rifiutano l'ingresso in questo tipo di strategia e restano arroccati su dimensioni metapolitiche ludico-aggregative. Qui ho fatto due esempi italiani, il più importante gruppo, la più importante rete nazischina che dagli anni 80 c'è in Italia, che è l'IFS, il Veneto Fronte Schienze, Base Autonoma, che era un po' il network nazischina, i giovani nazionali rivoluzionari di Baskin, e per esempio in Germania le Freie Kameradenschaft, che sono anche lì una forma di aggregazione nazischina legata anche a questa Blood and Honor. Tutte e tre sono sezioni di Blood and Honor nei loro paesi, però diciamo abbassano l'attività politica e continuano l'attività metapolitica, sono quelli colpiti, in particolare a Base Autonoma, dalle azioni repressive in Italia. Alcune immagini, questo è il grande fronte Skinhead, vedete c'è questo legame territoriale, il leone di San Marco con la croce celtica. Questi sono i giovani di Baskin oggi, davanti alla loro sede. Questo è un concerto nazi, e quelli sono alcune
lobby di un'organizzazione americana che un po' forse seguirà senza saperlo i consigli di Franco Freire, proverà a fare le meschinezze dei soldati politici del circuito di Hammerskin, il circuito di Hammerskin Nation, vedete, due martelli degli Skinhead e poi le loro ramificazioni territoriali in tutti i paesi. Questi sono un po' come del mondo Skinhead. Questo mondo Skinhead quindi si arrocca su quel tipo di posizioni e continua un'attività metapolitica, continuando il cosiddetto anche presidio della memoria. Questa è la più importante marcia neonazista europea negli ultimi anni vietata, ma era la marcia per ricordare il suo paese natale, Rudolf Hess, l'ultimo nazista del Terzo Reich che muore in carcere, è a Wunsiedel, c'è il suo paese natale, c'è la più importante marcia neonazista europea che variava negli anni dei 2000 agli 8000 partecipanti, quindi estremamente corposa. Questo invece è l'evento fronte Skinhead alla foiba di Basovizza, sulle foibe, ognuno trova i suoi momenti, i suoi perni della memoria, e questa invece è una commemorazione per Sergio Ramelli a Milano in questi anni. Ciascuno trova il suo presidio della memoria, in base al passato dei paesi. Fuori dal ghetto però ormai si sono usciti dalle sottoculture, ormai non sono più gruppi ristretti, ormai c'è anche una legittimazione pubblica indubitabile per queste formazioni, sono partiti che sono presentati di volte elezioni, sono movimenti strutturati, non sono più stati messi fuori legge partiti per esempio in Italia e gruppi dal 93, per cui la riorganizzazione procede in maniera abbastanza stabile. Fuori dal ghetto, negli anni 2000, gli anni zero, si esce un po' dalle sottoculture. I militanti non sono più per la maggioranza nazi skin, non sono più di derivazione sottocultura skinhead, la dimensione delle curve si è in qualche maniera modificata, c'è una maggiore pervasività sociale, si allarga anche la base di alcuni gruppi che restano sicuramente minoritari, ma possono per esempio fare un'attività che invece per le sottoculture era assolutamente impossibile anche da concepire culturalmente, nelle scuole, negli stadi. Le fanno manifestazioni di piazza, alle volte autorizzate ma spesso autodifese, perché si creano incidenti molto spesso con giovani di opposte fazioni. C'è una maggiore tolleranza della magistratura, non si usano più leggi di messa al bando o uso di reati associativi sono reati che in qualche maniera per ragioni ideologiche colpiscono un intero gruppo, come era successo negli anni 70 per esempio con i nari a terza posizione, ancora successo con i gruppi skinhead nei primi anni 90. Questa cosa qui invece non è più utilizzata. Vengono colpite sicuramente le organizzazioni dal punto di vista, per esempio, di comportamenti violenti o di disordini anche delle manifestazioni, ma non sono più perseguite per reati associativi, cioè inevitabilmente sono gruppi legali e sono gruppi che arrestano. Questo è determinato anche dai buoni rapporti con alcune formazioni neoconservatrici o ex fasciste, l'Alleanza Nazionale, indubbiamente, l'FQE di Heidegger per quanto riguarda l'Austria, Nea Democrazia di Grecia e il Front Nazionale. Cioè questi partiti neoconservatori che in realtà poi prenderanno molte delle istanze anche di questi giovani arrabbiati, di questi giovani neonazisti, in qualche maniera danno anche un appoggio, quantomeno nella impossibilità per la magistratura di attivare meccanismi repressivi su reati associativi o messa al bando di gruppi. La messa al bando e i meccanismi di repressione associativa resteranno stabili in Germania. La Germania su questo ha tolleranza zero, soprattutto la Germania socialdemocratica di Schröder degli anni zero. In particolare tutti i gruppi vengono continuamente messi fuori legge, tanto è vero che l'NPD diventa sempre più casa madre per questo tipo di. Nelle scuole ci sono gruppi giovanili, studenti e scrivere nelle scuole. Tutto questo era impensabile per le sottoculture. La sottocultura resta chiusa, parla soltanto ai propri simili. Capite? Lo skin si conosce con lo skin, il rocker con il rock, il white pride con il white pride, il proletario bianco col proletario bianco, di ogni nazione, ma si conosce con lui. Era impensabile ricominciare col meccanismo invece dei gruppi su stile anni 60 e 70 nelle scuole. Negli stadi, attenzione con questa cosa degli stadi, io ci tengo molto a dirlo.
la dimensione di una curva calcistica, o la dimensione dello stadio, è una dimensione molto particolare. Nonostante gli allarmismi giornalistici, a mio parere, eccessivi, non ci sono stati, ci sono fenomeni di adesioni ideologiche, molto anche alle volte imprecise, soprattutto in alcune curve particolari italiane, perché questo veniva per esempio sanzionatissimo in altri contesti, ma è difficile in qualche maniera, secondo me, considerare le curve degli stadi fascistizzate. Cioè c'è un uso di simboli, c'è un uso di simbologie, ma non c'è una vera trasmigrazione in massa di aderenti alle curve dei gruppi della destra radicale. Abbiamo curve che sono in qualche maniera portatrici di un certo tipo di ideologia. Abbiamo in particolare in Italia, con nostra, quello del Verona, quello della Lazio, i tifosi laziali, quando sono in marcia verso uno stadio o in una trasferta, cantano Avanti ragazzi di Buda, Avanti ragazze di Pest, che è una canzone sulla rivolta ungherese antisovietica. Hanno esposto finché potesse essere legale da Mussolini, hanno utilizzato slogan apertamente antisemiti, hanno sventolato croci celtiche, hanno portato simboli di neonazisti, però non c'è mai stato un vero controllo di un gruppo politico sulle anche quelli che sono i meccanismi che hanno provato a crearsi in questo senso. Ci fu una storica campagna di Alleanza Nazionale sulle curve degli stadi, che dice un paese, una nazione, una curva, cioè l'idea di fare in qualche maniera spingere un po' sull'acceleratore del nazionalismo all'interno delle curve italiane, ma la cosa sostanzialmente fallì. Né tantomeno i gruppi della destra radicale romana, in qualche maniera numericamente, risentono invece delle migliaia di ragazzi che vanno a vedere la Roma o la Lazio o il Verona. Quindi io sono un po' contrario allo schiacciamento giornalistico che viene fatto fra fascizzazione e curve, anche perché anche la cultura degli hooligans inglesi, quel tipo di mondo delle firm, oppure la cultura degli ultras sul modello italiano, è anche questa una sottocultura. La politica viene dopo. In primis c'è un rapporto tra ultras a ultras, o tra firm a firm. La politica e l'iconografia viene dopo, anche se è vero che negli stadi c'è una diffusa possibilità di utilizzo di quel tipo di codice ideologico. Indubbiamente Alleanza Nazionale, FPÖ, Nuova Democrazia e il Front Nazionale, i vari paesi hanno in qualche maniera, con i loro importanti risultati, col fatto che anche in particolare Alleanza Nazionale, ma anche il FPÖ hanno governato in quei paesi, o in un'altra regione, come per esempio il primo FPÖ di Haider nella Carinzia, questo ha portato anche al fatto che si allentassero un po' le maglie della magistratura. La messa al bando non è più costante. Nelle scuole, anche, abbiamo detto altra cosa. Qui vediamo un altro di grandi meteore della destra radicale europea, Georg Haider, che va con un governo di resistenza conservatore alla fine degli anni 90, va al governo in Austria, vedete, un grande eco mondiale. L'Europa addirittura tiene delle sanzioni all'Austria per le posizioni xenofobe del partito di Haider. E poi ovviamente abbiamo l'altro grande colpaccio a destra radicale, cioè il ballottaggio alle presidenziali del 2002 fra Chirac e Le Pen, che sono due grandi esempi a destra radicale che è meteore, diciamo, da questo punto di vista. Le Pen sicuramente non è una meteora, Haider lo è stato, sicuramente lo è stato. Questa è una manifestazione dell'NPD, questa è una manifestazione del 5 maggio 2005 a Berlino, fu una manifestazione in cui l'NPD in massa si concentrò ad Alexanderplatz a Berlino, era l'anniversario della fine della seconda guerra mondiale, l'NPD voleva fare un corteo che andasse ad Alexanderplatz, attraversasse tutto il viale di Unterberlin fino alla porta di Brandeburgo. La porta di Brandeburgo è il dato simbolico per i nazisti tedeschi, è vietato a loro manifestare lì, come manifestare vicino all'Olympia Stadium o ai pochi resti della cultura, diciamo, simbolica del nazismo a Berlino. Sono manifestazioni di massa, attenzione, soprattutto in Germania, cioè quello che sconvolge, oltre alle regioni rosse, che è la grande partecipazione a cose del genere.
vedete ci sono le bandiere dei vari Länder, poi sono le bandiere dell'NPD, sono presenti anche neonazisti di Freikamerad-Schaff, di questo tipo, che sono questi con le bandiere nere molto spesso, che portavano ad un sidero, portavano nelle manifestazioni di Dresda contro quello che loro chiamano l'olocausto tedesco, cioè il bombardamento del febbraio 45 su Dresda, che distrusse la città. Questo invece è il National Front oggi, molto variegato da questo punto di vista. Si è alla dorata invece. Come vedete abbiamo detto anche di questi gruppi che si autodifendono. Vedete? C'è un servizio d'ordine alla dorata con uno scudo e un casco. Questo invece è una manifestazione autodifesa di Forza Nuova a Bergamo qualche anno fa, con il leader Roberto Fiore. Cioè, sono anche manifestazioni che nelle varie città devono conquistare sempre il diritto di manifestare da questo punto di vista. Per cui, questa invece è una nuova riedizione di FIRM inglesi, la cosiddetta English Defense League, un coordinamento nazionale sempre, e questo invece è Batskin oggi, con i suoi, che portano in una manifestazione del 1° maggio. Di nuovo nelle piazze, quindi, qui ho messo alcune foto di gruppi giovanili nelle scuole, addirittura contro la riforma Gelmini, il blocco studentesco che fa parte di Casa Pound, o una manifestazione normale, Forza Nuova, insomma. Si torna nelle scuole. Quindi, come vediamo, l'uscita dal ghetto è completa. L'uscita dal ghetto è completa. La globalizzazione viene affrontata in maniera, lo shock della globalizzazione viene affrontato in maniera molto più puntuale dalla destra radicale, che recupera il gap che aveva avuto, per esempio, adesso i movimenti di sinistra negli anni 70. Sicuramente diventa la teoria e le teorie, per quanto un po' balzare, del mondialismo o comunque di un sistema di globalizzazione pianificata, trovano in qualche maniera più credito. La destra radicale lentamente, dopo essere stata rinvigorita dalle sottoculture negli anni 80, dopo essere stata in qualche maniera anche un po' vittima della effervescenza nazischini in particolare in Europa, alla fine in qualche maniera torna anche organizzata, torna in questi nuovi, questi partiti vecchi utilizzati come casa madre, anche partiti nuovi, abbiamo visto forse nuovo, abbiamo visto la durata, tornano un po' a essere presenti. Il sostegno poi varia da zona a zona, periodo a periodo, nei vari paesi. La durata ha avuto degli exploit elettorali nell'ultimo periodo, ma non li ha avuti per decenni. Forza Nuova non ha mai avuto vero e proprio esploit nazionale, se non quando si è messa insieme a dei cartelli più ampi sul piano europeo. L'estrema destra lavora molto bene sul piano europeo e sul piano del Parlamento europeo. Quindi vediamo che, secondo me, c'è una, in generale, osservato anche da tanti, questa estrema destra post-industriale, questa estrema destra post-formista, questa estrema destra altermondialista, anti-mondialista, scusate, è una destra che sa capire molto che le cambia intorno, sa utilizzare appropriatamente i mezzi comunicativi, sa in qualche maniera creare una sinergia ideologica che non è così precisa. Noi parleremo con Davide Conti nel prossimo incontro di anche quelle che sono le varie tendenze del neofascismo europeo negli anni 70, e sono molteplici ed erano difficilmente assimilabili, molto spesso stavano insieme anche per evitare problemi repressivi o perché c'erano delle casamate, come per esempio un movimento sociale che proveva delle correnti molto diverse al proprio interno. Mentre invece qui c'è un fronte comune, c'è il fronte comune contro il mondialismo, c'è il fronte comune contro quella che è la globalizzazione, contro il melting pot, la difesa dei popoli, la difesa dell'Europa. Si creano anche delle culture di sostegno a questo, anche se devo dire, come per esempio l'esempio francese di Alain de Benoist, molto più raffinate, molto più su quello che è anche una sorta di differenzialismo culturale, che alcuni commentatori definiscono semplicemente una riedizione di qualche teoria razziale, ma in realtà un differenzialismo culturale che c'è una certa intellettuale francese, come per esempio quella della nuova destra dell'Alain de Benoist, è molto forte. Noi ne abbiamo parlato questa volta, ma credo che ne parleremo in altre occasioni. Quindi ci sono anche visioni, diciamo, del mondialismo, dalle più semplicistiche dello Zonzi fino alle più elaborate della destra dell'intellettualità francese di Alain de Benoist, però diciamo che la destra sicuramente si trova a essere, anche per i tagli suoi culturali, molto più a suo agio in questo mondo. E se soprattutto c'è una contrapposizione delle elite dominanti che descrivono la globalizzazione come un fenomeno espansivo, come un fenomeno che porterà benessere,
con un fenomeno appunto della fine della storia, con un fenomeno appunto di un progresso per tutti, uno stare bene per tutti, che invece si contraddice dal punto di vista della percezione sociale, della percezione dell'individualismo, la percezione di non capire più l'identità. E quindi arroccamento identitario, soprattutto della tradizione, e il recupero, per esempio, del concetto di Europa bianca, che vedremo Europa bianca e cristiana, di questi anni, di nuovi crociati, diventa fondamentale e diventa ancora una volta quello che, per esempio, verrà definito sempre per Ignazio come il mercato della paura. Cioè le paure della globalizzazione vengono ben interpretate, diciamo, da... vengono ben interpretate dalla destra radicale. Se la sinistra radicale, europea, mondiale, in realtà pone gli accenti su alcune degenerazioni della globalizzazione, entro global, invece la destra affronta radicalmente la cosa, contraria al mondialismo, contraria all'immigrazione, lo strumento delle centrali mondialiste per creare il melting pot e annientare i popoli. Dall'11 settembre però comincia una fase nettamente nuova anche per la gestione, di quello che è l'orizzonte globale. L'orizzonte globale, l'orizzonte appunto mondiale, diventa oscuro, diventa problematico. C'è un aspetto oscuro, rappresentato simbolicamente dall'11 settembre, in cui questo quadro di pacificazione mondiale, di miglioramento complessivo, viene messo radicalmente in discussione e si crea l'idea di una nuova crociata che accompagna quella che sarà la grande attività bellica militare degli anni di George W. Bush contro quello che è il pericolo dell'Oriente, il pericolo dei talebani, in qualche maniera l'Islam. Questo avrà una ricaduta culturale molto forte, soprattutto nell'Europa occidentale. Vedremo che l'Europa dell'Est in questi anni diventa un'oasi a parte, anche di difficile catalogazione. Anche oggi lì risiedono movimenti corposi nazisti classici. I nuovi crociati. Qui c'è un'altra ulteriore mix e sfera, un incontro stabile tra tradizionalismo cristiano, neonazisti e partiti xenofobi, generalmente etnoregionalisti, su temi e propaganda islamofoba. Attenzione, c'è un incontro sinergico per affinità, in qualche maniera, diciamo, per un nemico comune. Questa è l'idea crociata, no? Questa cosa in qualche maniera sarà molto forte nella Lega Nord e nella destra indipendentista fiammiga. La destra indipendentista fiammiga ha tantissimi nomi, perché i partiti vengono continuamente messi fuori legge. C'è il Vams Blog, oggi si chiama Vams Belang. È un fenomeno molto radicato in quel paese, quindi etnoregionalista, anche se nasce come partito neofascista. La, diciamo, la sinergia di questi, soprattutto di questi, ma c'è anche l'FPI, voglio dire, in tutto questo, vedremo, ci sarà anche un convegno comune a Colonia, in qualche maniera è un incontro tra varie istanze che si oppongono e che creano, in qualche maniera, vogliono creare una bandiera culturale alla penetrazione islamica. L'Europa bianca del white power diventa Europa bianca cristiana e si socializza maggiormente in contesti che erano non fascisti, non venivano a quel tipo di tradizione, ma come testi etnoregionisti. Sicuramente con forti venature xenofobe, ma progressiva quindi radicalizzazione di alcune componenti dello schieramento politico etnoregionalista ed euroscettico. Anche questi si buttano nel mercato della paura e si buttano, vengono radicalmente modificati dal clima della nuova crociata. In Francia, questo è un banner che ho trovato sul sito del Front National. E questo, per esempio, un manifesto del Front National, molto adatto alla situazione francese. Vedete? Il voto migrante ha la mezzanotte. Molto adatto alla situazione francese. Ognuno ovviamente si deve adattare, soprattutto i partiti così localisti devono molto aver presente quali sono le pulsioni e le corde del loro paese. Vedete? Così diventerà la Francia una bandiera quasi judaista. In Italia, vediamo un po'. Questo è un manifesto di Gianni Padano. Stop all'immigrazione islamica, quindi diventa il tema. Da un'indistinta migrazione si passa negli anni dell'11 settembre, post 11 settembre, a inquadrare l'immigrazione da combattere come quella islamica. Classiche cose un po' molto popolari. Attenzione, non sono soltanto, cioè questi qui sono messaggi comunque studiati, sono messaggi studiati e messaggi che colpiscono un target,
cioè si sceglie decisamente di toccare un elemento identitario regionale, come per esempio dettato dalla cultura del cibo. Non è semplicemente segno di rozzetta politica, è una chiara impostazione. I partiti degli anni 2000 hanno, soprattutto in Italia, nel post Berlusconi, hanno un'evoluzione nel marketing, hanno un'attenta evoluzione anche in quello che sono i meccanismi comunicativi. Questo è un messaggio molto diretto, molto diretto. Il cibo è identità. Lorda no, questo è un po' più vecchio. Questa è una di quelle figure cerniera, per esempio. Questo è l'onorevole Borghezio che parla a un comizio di Forza Nuova. Questo è un titolo della Padania, dite l'Europa sia cristiana. Cioè, questa è una svolta veramente radicale per la Lega negli anni a cavallo fra 90 e... Questo per esempio è un congresso che viene fatto a Colonia fra i vari partiti islamofobi. Come vedete ci sono i fiamminghi, c'è Borghezio, c'è il Front National, olandesi, e c'è l'erede di Haider più gli ungheresi. Comizio di Colonia nel 2007. Cioè, sull'islamofobia ci si trova insieme per un fronte comune. No, siamo tanti, siamo diversi. C'è chi viene un etnoregionalismo sicuramente razzista e xenofobo, come viene classificato dalla politologia europea, ma non di derivazione fascista. C'è chi viene Front National di Le Pen, il professor Cotti ce l'ha ben spiegato quali sono l'orizzonte culturale anche molto francese. C'è le reine di Aiden, questo è Strache, questo è il nuovo volto dell'FPO, perché c'era stata una scissione interna, questo è il nuovo volto che aveva sfidato il Dollar, il patriota. Poi ci sono i fiamminghi, ci sono gli ungheresi, ci sono gli olandesi. Famiglie molto diverse, la destra radicale olandese di Geert Wilders, che oggi si presenta con la Le Pen al Parlamento europeo, nel quadro degli euroscettici, una destra estremamente libertaria. Wilders è un omosessuale dichiarato, la Lega è fortemente contraria invece all'omosessualità, fortemente contraria anche delle venature di trasmissione del cattolico, idem Le Pen, però stanno insieme nel comune odio e blocco, diciamo, dell'immigrazione islamica. Questi sono alcuni manifesti. La Lega radicalizza notevolmente la sua propaganda. Loro hanno subito l'immigrazione, ora vivono nelle riserve. Vedete? L'immigrazione colpisce il popolo, niente popolo. E poi sia le radici cristiane. La Lega cavalca questo in maniera netta in Italia. Addirittura si crea concorrenza. Addirittura si crea una concorrenza reale. Abbiamo visto le sinergie, ma anche la concorrenza. Questo è il manifesto di Forza Nuova, la sua sezione di Pescara, in cui mette a confronto la Lega al governo con loro sull'immigrazione. Cioè è una vera mercato della paura, che cavalca anche molto la insicurezza. Uno dei temi, per esempio, principe sarà il tema della sicurezza, che sarà anche un tema importante per il Front Nazionale. Addirittura Le Pen, già negli anni 80, voleva appositi gruppi di poliziotti, l'abbiamo visto nell'elenco delle posizioni, gruppi di poliziotti anti-immigrati, cioè voleva un canale di repressivo adatto a quella posizione, già negli anni 80. Questi invece sono i belgi. Come vedete il logo che c'è in quel comizio? L'abbiamo visto per quel che riguarda, per esempio, il tradizionalismo, la bandiera. Vedete come è vissuta la nuova crociata? Nella nuova crociata c'è tutto. C'è l'opposizione a quello che è questo mondo, l'opposizione a quello che è quel pezzo, la Turchia in Europa. Quello che sarebbe il voto dei migranti, quello che trasformerebbe la bandiera francese, quello che renderebbe le nostre nazioni cosa quello che non sono più, quello che realizzerebbe un melting pot che proprio stava lì. In questo modo non è più misto e variegato, ma è un melting pot fortemente inquadrato, c'è quasi appunto la conquista, una nuova Lepanto da fare, una nuova barriera all'avanzata ottomana, all'avanzata islamica. Questa è un po' l'idea, quindi da quell'opposizione al melting pot ottimistico, multiculturale, tipico degli anni 90, si passa invece a un messaggio estremamente caratterizzato e ovviamente a un'idea di Europa bianca e cristiana che deve essere difesa. Questo ovviamente è figlio della retorica del 11 settembre, è figlio di quel tipo di mondo. Quindi, come abbiamo visto in realtà, c'è quindi una destra radicale che cambia completamente i propri codici degli anni 80 aggregativi,
comunicativi, le sottoculture, gli stadi, che in qualche maniera sfrutta quello che sono queste dinamiche giovanili arrabbiate, che capisce la proletarizzazione del proprio elettorato e capisce che può sfondare a sinistra, capisce che può trovare sostegno forte, come capiterà per esempio per il Front Nazionale, in quelli che erano segmenti elettorali della sinistra, dei partiti del lavoro, proprio perché comprendono molto di più qual è l'atomizzazione, l'individualismo, l'atomizzazione sociale che comporta la delocalizzazione, la fine della grande fabbrica, il post-fordismo. Quindi una grande attenzione a questo, grande attenzione alle tendenze giovanili, per quando, come dirà Freno, sono le idee a rozzi, sono tanti e soprattutto in alcuni momenti, come nelle tre giornate di Rostock, la gente di alcuni luoghi di frontiera può trovare in loro dei validi paladini, dei giovani che finalmente, un po' come quei poliziotti che si tolgono la divisa e poi votano National Front, vogliono la pulizia diretta, vogliono rompere anche al di là delle catene della legge, vogliono rompere quello che è questo attacco, queste società che diventano in qualche maniera individualiste, che perdono i legami sociali, che devono trovare delle nuove identità, delle nuove tradizioni, quindi anche qui il calcio. Vedete poi però come poi i vari paesi diventano modello. Io qui vi ho parlato di quattro modelli, quello inglese per quanto riguarda le sottoculture, quello francese per quanto riguarda per esempio il Front Nazionale e il primo rapporto con le bande. Abbiamo parlato un po' del caso tedesco, che diventa un po' negli anni 90 diventa la nuova centrale. E poi abbiamo parlato invece dell'evoluzione di un partito giornalista come della Lega Nord, ma anche poi per esempio dei fiamminghi o dell'adeguamento degli altri. Come vedete, perché abbiamo preso questi modelli? Tutti i modelli di cui parleremo in maniera approfondita nelle successive lezioni in laboratorio, ma sono modelli che diventano simbolo. C'è il modello National Front, c'è il modello Front National con Baskin, c'è il modello di Rostock, c'è il modello della grande Germania, e soprattutto per tutta la sottocultura di quel tipo, far paura, far parlare di sé, in qualche maniera manifestare che stanno arrivando, che queste nuove camicie nere sull'Europa, come le chiara Pier Milza nel titolo originale del suo libro, stanno arrivando, ma non si vedono perché compaiono in raduni, compaiono in violenze di strada, compaiono nell'attacco ad alcuni simboli di quello che per loro è la mondializzazione, e poi lentamente questa cosa si evolve, c'è un nuovo spazio sociale creato stabilmente, elettorale, ma anche nella società, per tipo di formazione di questo tipo, e da metà degli anni 90 addirittura rinascono nuove formazioni o vecchie ne vengono rivitalizzate. E questo ovviamente è poi quello che ci troviamo davanti ed è quello che stabilmente sta continuando. Io non ne ho parlato perché su queste cose poi effettivamente sì, già questa è una lezione molto legata anche a categorie sociologiche, anche a informazioni di natura giornalistica, però ovviamente un altro momento in cui cambia tutto è la crisi economica, diventa in qualche maniera il momento in cui l'Europa degli anni 20 e la Germania dei primi anni 30 diventa un richiamo ideologico ma anche strategico molto molto forte. Spero che abbiamo tempo forse per un paio di domande se ci sono, altrimenti io mi fermerei qui.